lanciato un missile di serbatoi, altre 159 bombe termonucleari nella base americana. Di questa eventualità si è parlato stamani in consiglio regionale, una possibilità che il presidente della regione Tondo ha respinto. Vediamo il servizio. Abbiamo già dato abbastanza, non si torna indietro, ma non si va neanche oltre, lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Renzo Tondo commentando le indiscrezioni su una possibile concentrazione delle armi nucleari USA presenti in Europa nelle basi USAF di Aviano e Incirlik in Turchia. Rispondendo in consiglio regionale a un'interrogazione del consigliere Roberto Antonas di Sinistra Arcobaleno, Tondo ha premesso che è un tema sul quale non dispone di informazioni. Ho assunto la notizia dalla stampa, come lo stesso consigliere ha dichiarato. Tuttavia, ha aggiunto, mi farò carico presso il Ministero degli Esteri per avere tutti i chiarimenti possibili. Per quanto mi riguarda, e credo di interpretare il sentimento comune della giunta regionale di questa maggioranza, penso di riassumere la posizione con uno slogan. Abbiamo già dato abbastanza, ha ribadito. Antonov ha citato la recente approvazione della conferenza NATO di Lisbona di una direttiva del segretario generale che prevede il mantenimento dell'arsenale nucleare americano in Europa. Ad Aviano, secondo Antonov, potrebbero arrivare almeno 159 bombe termonucleari che si andrebbero ad aggiungere alle 50 oggi esistenti, con un incremento esponenziale dell'incubo atomico, ha concluso Antonov, che incombe su Aviano e su tutto il Friuli Venezia Giulia.